Ecco, passiamo, c'è il presidente del San Luca che con noi, e allora non è stato un grosso ostacolo la città di Rosarno, dobbiamo dire, in questa partita, però abbiamo visto che San Luca ha giocato prima con un rombo nella parte centrale del campo, e dopo sul 2-0 poi ha cercato di controllare più che altro. Sì, abbiamo fatto benissimo all'inizio, il primo tempo bello, abbiamo passato il doppio vantaggio, abbiamo sfiorato più volte il terzo gol, poi nel secondo tempo abbiamo amministrato, però abbiamo più volte sfiorato anche nel secondo tempo la terza marcatura, abbiamo controllato molto bene la partita, il Rosarno non è che ci ha impensierito quasi mai, non ha mai fatto quasi un tiro in porta, il nostro portiere non è stato impegnato per niente. Niente, siamo contenti, lo 2-0 va benissimo, magari fossero tutte le partite vinte 2-0, perché noi siamo contenti quando si vince sicuramente, poi magari non è che possiamo fare sempre le goleate, ci sono gli avversari, però oggi abbiamo dimostrato di essere una bella squadra. Ecco, comunque forse si è cercato un po' di risparmiare qualche energia, visto le partite che adesso ci sono, c'è il recupero, c'è il sembra vocale poi da giocare in Coppa Italia, e le partite importanti per la classifica, visto che sono tre punti importanti, specialmente quello del ritorno, per portarsi a un vantaggio cospicuo rispetto alla seconda. Ma sicuramente oggi, tra le altre cose, il campo era molto allentato, non è che si giocava su un terreno ideale per come giochiamo noi, sicuramente. Poi noi guardiamo partita per partita, sicuramente non è che abbiamo preservato qualche giocatore in vista di quella o quest'altra partita. Mercoledì c'è la partita del Vocale con la Coppa Italia, per noi è una gara molto importante, ci teniamo tanto per fare bella figura, sappiamo di incontrare una squadra molto molto forte, al di là della categoria che gioca in eccellenza, però è un organico molto molto valido, la classifica lo dice, sono terzi, quarti in classifica in eccellenza, quindi andremo a giocare a Vocale una partita dove sappiamo che è molto molto difficile per noi. Comunque allora l'appuntamento con gli sportivi è per Vocale San Luca. Sì, noi invitiamo tutto il pubblico di San Luca di dare una mano d'aiuto alla squadra che hanno bisogno, giochiamo tutti, cerchiamo di essere presenti in massa Vocale, perché effettivamente la squadra ha bisogno del sostegno del pubblico, il pubblico è quello che ci dà tanta forza per fare bene come stiamo facendo, siamo contenti di quello che stiamo facendo, e adesso tutti a Vocale a fare questa partita che per noi già è un grande risultato, giocare una semifinale di Coppa Italia. Grazie e alla prossima. Grazie, buona serata.